L'Aquila purtroppo finisce nei telegiornali italiani al seguito di qualche ministro che viene qui, fa la passerella e poi purtroppo tutto torna nel dimenticatoio. Troppo il lavoro ancora da fare, troppo indietro i progetti, troppo indietro l'elaborazione di una strategia per la ricostruzione della città. L'Italia dei Valori ha scelto di sostenere una propria candidatura a sindaco perché crediamo che debba venire un messaggio forte a questa città e noi speriamo un messaggio maggioritario, e cioè che la chiarezza, la trasparenza e la legalità qui oggi devono diventare una necessità. E il messaggio che noi vogliamo mandare a tutti è che nessuno pensi, nessuno creda di fare affari, di fare speculazione, di fare giochini sporchi sui soldi della ricostruzione dell'Aquila. Noi saremo qui ad amministrare la città e a garantire che i soldi vengano spesi fino all'ultimo centesimo di euro soltanto nell'interesse dei cittadini, soltanto per la ricostruzione dell'Aquila. E Angelo Mancini in questo senso per voi rappresenta una garanzia? Mancini è l'emblema di questa politica, è il simbolo di una idea di politica che rimette al centro uno spirito di servizio. 5 anni vissuti non per realizzare ambizioni personali, ma 5 anni sacrificati a favore degli altri, a favore della cittadinanza. Noi ci ritroviamo in pieno nella sua candidatura e la sosteniamo con grande passione e determinazione. Senta, quanto sta facendo il governo Monti secondo lei per questa realtà? Ha avuto poco tempo oppure il tempo passato è già sufficiente per dare un primo giudizio? Credo che un primo giudizio si possa dare e purtroppo è un giudizio non bello. Troppi sono gli elementi di continuità con il governo Berlusconi. L'Aquila rischia di diventare soltanto una passerella per venire qui, sorridere davanti alle telecamere e lanciare qualche progetto altisonante. Prima era la New Town, adesso è la Smart City, ma dietro a questo purtroppo una progettualità vera, l'investimento vero di uno Stato che vuole dimostrare qui di esistere, di essere forte, di essere solidale e di dare un segnale bello e trasparente di ricostruzione di questa città, ancora non lo vediamo. E Angelo Mancini, di fianco a lei, Mancini si sente più forte oggi dopo questa benedizione, tra virgolette, oppure era già sufficiente la forza che ha avuto fino ad oggi? Ma non è una benedizione, è soltanto un sostegno che l'Italia dei Valori vuole dare a questa città. Le richieste mie sono semplicissime: un intervento immediato nei confronti del governo, perché qui abbiamo bisogno di risultati subito, una modifica a tutte le ordinanze che oggi hanno bloccato la ricostruzione, una fine immediata della struttura commissariale, un ritorno ai poteri del comune e i soldi che ci servono per la ricostruzione. Pure per quanto riguarda i piani di ricostruzione, in questi giorni stanno succedendo delle cose un po' particolari: paesi che non hanno avuto nessun danno vanno all'intesa con il commissario, mentre l'Aquila rischia di rimanere ferma. Quindi la richiesta è di intervenire nei confronti del governo in modo che si stabilisca quali sono le risorse per l'Aquila, che è il comune che ha avuto più danni, e quindi anche i tempi per questa ricostruzione. E non vorrei che si arrivasse a esaminare i 24 piani di ricostruzione dei paesi limitrofi e quando arriverà l'Aquila le risorse non ci saranno, perché 2 miliardi di euro saranno finiti. È andata all'intesa Giabarese per 50 milioni, è andata all'intesa Rocca di Mezzo per circa 120 milioni. Se si continua così è chiaro che 2 miliardi finiranno, e qui ancora, per quanto riguarda il centro storico dell'Aquila e delle frazioni, ancora non si va all'intesa con il commissario. È vero che il comune ha ritardato 2 anni alla la presentazione di questo piano di ricostruzione, ma oggi è necessario che ci sia un range dei danni e delle risorse proporzionali a quelli che è stato il terremoto all'Aquila e negli altri comuni. Senta, oggi se lei dovesse mettere mano a un problema, quale sceglierebbe per primo? Qualora, insomma, se oggi lei fosse sindaco, si siede e dice: io adesso comincio da questo.
ne dico uno semplicissimo, nessuno dei candidati sindaci lo dice, non se ne è accorto neppure Massimo Cialente, che è il sindaco in carica. Questo comune dell'Aquila ci ha portato, e questa amministrazione, alle elezioni senza un bilancio di previsione, che è il programma annuale degli interventi sulla città. Il primo intervento e la prima delibera deve essere sicuramente quella dell'approvazione del bilancio di previsione, e intanto il governo deve dire quali sono le risorse per l'Aquila, perché, e quali sono i trasferimenti straordinari per la città che compensino i mancati incassi per quanto riguarda l'IMU e la TARSU. A quel punto avremo lo strumento, non lo possiamo avere agosto-settembre, quando l'esercizio finanziario è finito. Lelio De Santis, l'IDV oggi è qui per appoggiare Angelo Mancini, per benedirvi, tra virgolette. Siete pronti? Mancano ormai pochi giorni alle elezioni del 6-7 maggio. Siete stanchi? Siete più forti oggi? Qual è la sensazione a pochi giorni dalle elezioni? Sensazione di fiducia, di serenità e di convinzione che avremo certamente un buon risultato. Angelo Mancini ha fatto un'ottima campagna elettorale, è stato quello che è, una persona per bene, seria, concreta, ha ascoltato i cittadini e ha preso degli impegni precisi. Noi stiamo facendo il massimo dello sforzo, siamo qui nel centro storico con Donati, saremo di nuovo qui con il leader Di Pietro a chiudere la campagna elettorale venerdì, e tutto l'Italia dei Valori ai vari livelli è vicino a Angelo Mancini, alla nostra lista, allo sforzo che stiamo facendo per dare un segnale anche di cambiamento a questa città. De Santis, se lei dovesse suggerire qualcosa a Mancini, nonostante presumo secondo lei non abbia bisogno di consigli, ma esempio, si siede oggi Angelo Mancini alla poltrona di sindaco, sulla poltrona di più alta dell'Aquila, lei dice: Angelo, devi cominciare da questo. Secondo me, qual è la priorità secondo lei? Il problema è sapere quello che bisogna fare e far rifunzionare questa macchina comunale che fa acqua da tutte le vie, e porsi subito il problema di un'accelerazione della ricostruzione del lavoro per i giovani, che è essenziale, perché senza il lavoro per i giovani noi ricostruiremo una città che sarà deserta. La struttura commissariale a breve finirà, concluderà la sua esperienza. Il Comune dell'Aquila oggi è in grado di prendersi sulle spalle tutte le carte, tutti i documenti della struttura commissariale, oppure c'è bisogno adesso di un cambio e di un ampliamento della struttura comunale? Ma io penso che intanto bisogna avere una data certa, chiara, che si chiude questa vicenda della gestione commissariale, e poi il Comune, gli amministratori, tutti dovranno essere responsabili e dotarsi di strutture, personale adeguato, capace, motivato, responsabile, appunto in grado di cambiare pagina e di accelerare la ricostruzione dell'Aquila, dando risposte certe, spedite, trasparenti a tutti i cittadini. Ultima domanda: che effetto le fa vedere il centro storico oggi così pieno? Lei quando guarda l'Aquila, quella che conosce lei, quella che conosceva, vede un buon futuro oppure è più preoccupato dopo 3 anni? Ma sono passati 3 anni e vederla ancora così con le macerie intorno è veramente desolante, e questo deve far riflettere sull'inadeguatezza della gestione ai vari livelli, comunale, provinciale, regionale, che c'è stata rispetto alla problematica nostra, rispetto alla ricostruzione. Però bisogna avere fiducia, bisogna lavorare, avere una prospettiva, avere un'idea di città, e noi dobbiamo essere tutti insieme fiduciosi per ricostruire questa città e costruire le condizioni per una vita adeguata, dignitosa per i nostri figli.